ma è molto di più, c'è molto più dietro. Io spero che sia da esempio e che tanti ragazzi seguano la strada che ha fatto lui e ci possano portare molta, molta fama, quindi anche a Santa Maria del Monte come ha fatto lui. Grazie per quello che ha fatto e per quello che sicuramente farà ancora, che sarà tanto. Grazie al sindaco. Ilaria Parrella, buona serata. Resta ovviamente con noi. Allora, tre ringraziamenti. Intanto a chi ha permesso, in qualità di main sponsor, di far sì che la serata si facesse, che è Banca Mediolanum, vedete le vele al lato del palco, c'è in zona l'area manager Fabio Guazzini, che voglio ringraziare a nome dell'organizzazione della serata. E poi ci sono Nina e Gianni che ci allieteranno nel corso della serata, saranno un contrappunto musicale di qualità alle chiacchiere che faremo soprattutto di calcio. E poi voglio ringraziare tutti i giornalisti, i colleghi, c'è anche la neonata Bologna Web TV con il collega Gianluca Cirolo da Bologna, ma non è certamente il solo, che si occupano della serata, che documenteranno la serata. Credo che resti un avvenimento di una certa levatura, di una certa importanza, e facendo giornalista mi permetto anche di ringraziare i colleghi. Ma c'è una persona che ha sopportato in particolare Mirko, che è Marco Bertolini, che è uscito apposta da un piccolo infortunio recente, sembra Enrico Toti, uni sul palco. Lo salutiamo con un applauso e credo che la Proloco abbia dato, come dire, un impulso alla serata. Non secondo... Ti vuoi sedere davvero malato o siamo in piedi? No, si sta in piedi, avanti. Che cosa vuoi dire? Niente, che vuoi dire? Un ringraziamento a Romano, che era dovuto questo intrattenimento, questa presentazione. Un ringraziamento a te di averti conosciuto, che è stata veramente una persona che mi sarebbe mancata nel mio corollario di perle, e un ringraziamento all'amministrazione comunale che mi ha supportato in questo momento mio di defaianze, e a tutti i miei collaboratori che, nonostante fossi ricoverato, eravamo sempre in continuo contatto telefonico. E sono sfuggiti alcuni dettagli e per questo mi scuso con tutta la platea, ma abbiamo dato il massimo e principalmente l'abbiamo dato col cuore, perché Romano valeva questo. Grazie. Grazie Marco, davvero. Ti puoi accomodare. Personalmente ringrazio il catering perché ne ho approfittato ampiamente, come penso anche parecchi altri ospiti. Io voglio ricordare che questa sera viene presentato ufficialmente il libro dedicato a Romano. Il libro è un editore, Minerva, ci sono, diciamo, in quella tenda Roberto e Guido Mugavero, che sono i titolari, che voglio salutare. In prima fila c'è l'autore Giuliano Musi, c'è il preziosissimo apporto d'archivio di Lamberto e Luca Bertozzi, con Lamberto Bertozzi presente. Voglio veramente ringraziare loro per l'opera preziosa che hanno dedicato a Romano, che si merita questo e altro, ma ci voleva qualcuno che ci pensasse, che si mettesse lì a lavorare a questa cosa, che la rendesse tangibilmente visibile, e loro ci sono riusciti, quindi devo dire sinceramente un bravo. Chi non ha ancora comprato il libro di Romano, tenete conto che contiamo tutti e vediamo quanti libri abbiamo venduto. Alla fine della serata verrete rinchiusi se non avete comprato il libro dedicato a Romano Fogli. Sto ovviamente scherzando. A Romano dedicheremo Lui ed Io sul palco, un pezzo specifico della chiacchierata, ma adesso mi permettete, sperando che ci siano tutti, perché l'elenco me l'hanno fatto due autentici casinisti come Marco e Massimiliano, e Mirko, scusate, Massimiliano ne ha fatto un casinista, Mirko direi un po' di più, e adesso chiamo sul palco i giocatori, quelli che hanno accompagnato la carriera calcistica di Romano, augurandomi che le sedie siano tutte sufficienti. Faremo un po' di chiacchiere, grazie, ecco il libro, grazie molto Roberto, questo è il libro, Questo è un libro non solo elegante come veste grafica, ma è un libro soprattutto di contenuto, di qualità, scritto da un giornalista che ha conosciuto bene Giuliano, che rappresenta una delle anime storiche di Stadio, lo dico con piacere perché la mia famiglia ha qualche legame con quella testata, ce l'ha avuto e ce l'ha, e ripeto, questa è un'altra delle tante cose che Romano si meritava completamente. Dicevo, spero che l'elenco compilatomi da Marco e da Mirko, quindi passibile di qualunque errore, sia completo, e li chiamo tutti e poi mi auguro che siano posti abbastanza, se no faremo venire su qualche sedia in più. Allora, Otello Ferri è in sala? Cioè è presente? Se c'è si deve accomodare sul palco. Paolo Tognarelli, Giovanni Bruzzone, vedo che non si muove nessuno quindi non sto azzeccando neanche un nome, no, ci sono. Claudio Piccinetti, Gino Tazzioli, Luciano Fusini,
esultazione Fusini, devo dire che un po' di bolognesità emerge. Gino Vallongo, Pietro Renzi, sedetevi pure in ordine come vi ho chiamato, Igor Protti e Cristiano Carelli non ci sono, mi sembra di non averli ancora visti, arriveranno, e soprattutto, consentitemi, non perché le persone chiamate fino adesso abbiano poco valore, perché sono tutte persone che hanno accompagnato la carriera di calciatore e o di allenatore, di mister, di Romanino, ma soprattutto mister Eugenio Fascetti, che voglio invitare a salire, perché di persone schiette come lui nel mondo del calcio ne ho conosciute veramente poche. Prego mister, forse si è posto anche per me a sedere, no, ma si mette lei tranquillo. Allora, volevo proprio cominciare da mister Fascetti. Chi c'era prima alle 7:30 ha ascoltato Claudio Gentile, che ci ha anche regalato qualche chicca sulla sua carriera in nazionale, sulla vittoria nell'82 in Spagna. Volevo cominciare nei racconti che ognuno di voi farà, rapidi, sintetici e il più spiritosi e simpatici possibili. So che magari è impegnativo. Rispetto al rapporto con Romano, volevo cominciare da Gino Fascetti con un racconto sulla Porrettana. La Porrettana legava e lega tuttora Pistoia e Bologna, non c'era l'autostrada del sole fino a metà degli anni 60, come tutti sappiamo, almeno noi che abbiamo qualche anno in più dei 50, e una volta succede, che cosa mister? Successe che io guidavo e lui tirava il filo dell'acceleratore, così arrivò a Bologna. Questo perché? Perché si ruppe, aveva una macchina, credo un'Appia, mi sembra, un'Appia. E poi Romano l'ho conosciuto prima nella Nazionale Juniores negli anni 55-56, poi siamo stati insieme 2 anni a Bologna, ci siamo incontrati come allenatori, però è sempre rimasto una grande amicizia e sono felice di essere qui stasera. Questo è importante, intanto lo salutiamo con un applauso, il fatto della felicità del mister di essere qui. Non so se lei fosse davanti alla radio il 7 giugno del 64, ma quando la radio dice gol di Foglie su punizione, lei cosa ha pensato? Si sono sbagliati? Pensavo proprio che fosse un errore del radiocronista. Io, tra l'altro, eravamo in tournée, insomma, con Messina a Tripoli, quando Tripoli era una città bellissima con lungomare meraviglioso. Si sentì la partita, non si vide, però mi fece piacere anche se sono stato 4 anni a Bologna, ma di nascita io sono interista. Mi ricordo che all'inizio, quando era a Viareggio, andai a giocare a Pisa perché avevo la maglia nera azzurra. A Viareggio col bianco-nero no, non mi ci vedevo. E questo merita un doppio applauso. Ultima cosa, poi ovviamente sento con piacere anche gli altri. Ultima cosa che chiedo al mister, mi ha fatto molto piacere da bolognese sentire che mister Fascetti descrivesse la mia città negli anni che lui l'ha conosciuta. Assicuro che purtroppo, come ogni città, adesso un po' o tanto è peggiorata. Però la ragione per cui tanti di loro si sono fermati a Bologna, penso a Ezio, a Mirko, a Marino, insomma tutti, a Gino Pivetelli, e quelli che si sono fermati. E Romano non si è fermato semplicemente perché, come racconta il libro, col contratto di Dallara si compra il terreno e si fa la casa Santa Maria Monte, come era previsto anche per sposarsi, no? Però viene a Bologna ogni 15 giorni, quindi lo considero comunque un bolognese tuttora. Che cosa aveva quella Bologna che le piaceva? Noi venivo da Viareggio, insomma, d'estate specialmente era bello viverci, più bello forse d'inverno, ma da Bologna per la prima volta in una grande città, e la ricordo con nostalgia quei 4 anni dove spensierati, non c'era problemi a uscire, la sera si girava, troppo bello, ecco. Grazie a nome del sindaco di Bologna, chiaramente. Grazie mister. Mister, fra l'altro, fra non molto al prossimo contrappunto musicale ci saluterà. Allora, direi che adesso, ragazzi, facciamo così: nome, cognome e rapporto con Romano. Intanto facciamo un giro collettivo, poi ognuno si ferma. Gino Tassioni. Rapporto con Romano? Sono stato un suo allievo a Castel Debole per 4 anni, direi il momento più bello della mia vita, perché gli anni spensierati dai 15 ai 19 anni. Con che risultati tecnici intendo? Ma buoni, perché
ci ha insegnato tanto, i suoi insegnamenti magari adesso sono ancora più attuali di quel tempo, che a 17, 18, 16, 17, 18 anni magari siamo spensierati e non li apprezziamo, però adesso veramente sono un tesoro. Torno dopo. Nome, cognome, rapporto con Romano. Io Luciano Fusini, prodotto finito di Casteldebole, dagli allievi Beretti Primavera fino alla prima squadra. Come ha detto Gino, perché siamo stati insieme 4 anni, era un altro calcio, però era completamente diverso, c'era molto rispetto. Poi sinceramente essere allenati da questi personaggi che prima si avevano solamente nelle figurine era già qualcosa di magnifico. Poi non cambierei un secondo della mia giovinezza di quei tempi. Anche questa è una bellissima cosa. Applauso, applauso, lo possiamo fare, non lesinate, non c'è problema. Nome, cognome, rapporto con Romano. Giovanni Bruzzone, sono stato un suo giocatore nei primi anni in cui Romano ha allenato le squadre professioniste, dopo il settore giovanile di Bologna, quindi 2 anni a Reggio Emilia, 1 anno di Serie C dove abbiamo vinto il campionato dalla C alla B. Ma c'è una volta, scusa ti interrompo, c'è una volta in cui uno di voi ha pensato, oggi Romano ha proprio fatto una cazzata grossa. Sarà una, perché sembra senza difetti, ma un difetto ce lo potrà avere pure lui. Non è possibile. Ma oddio, Romano era molto permissivo con i giocatori, quindi noi ci trovavamo molto bene con lui, perché come si sa, i giocatori quando c'era allenamento, le ripetute, corse, robe varie, con Romano riuscivamo spesso a tagliare un attimino queste corse lunghe per arrivare subito alle partitelle in cui partecipava molto spesso, anche lui si divertiva con noi, quindi questo è il ricordo che ho come veramente di una persona che ci sapeva fare con i giocatori e cui i giocatori riusciva a dare tanto e di conseguenza anche noi davamo tanto a lui, quindi sono stati 2 anni veramente magnifici. Penso che Romano di questi ricordi possa solo essere orgoglioso, perché vuol dire aver seminato. Mica male, c'era il seminatore d'oro, forse c'è ancora, tu lo prendi, se l'hai già preso, come mi sembrava di ricordare, ne riprendi uno d'onorem questa sera per quello che hai sicuramente seminato. Andiamo avanti con la galleria. Io sono Paolo Tognarelli, sono stato un suo giocatore nell'85 a Livorno. Sicuramente più che positivo, avevo fatto un'annata buona per la categoria, si arrivò vicino alla Coppa Italia che c'era a quel tempo, si poteva giocare con le squadre professionistiche e niente, poi con Romano insomma sono rimasto in contatto anche dopo perché è una persona straordinaria, poi un po' del posto perché io anche abito qua vicino e insomma sì, se passava i momenti si trovava anche con i figli, insomma un buon rapporto. Grazie, chiudiamo il giro. Claudio Piccinetti. Rapporto con Romano. Io non sono stato allenato sfortunatamente da Romano, però ho giocato nel Catania con Romano e quindi ho dei ricordi straordinari, oltre all'amicizia che abbiamo da tanti anni, perché io abito a Ponzacco e quindi Romano è sempre, voglio dire, alla portata. Senti, senza diciamo nasconderci dietro a un dito, noi del centro-nord possiamo dire che Toscana e Emilia in questo senso sono quasi uguali, è evidente che avevamo un rapporto 50 anni fa diverso con la gente di quanto non ci potesse essere in una città molto del sud. Eppure leggo nel libro, ma mi ha già raccontato Romano, che ancora a quell'epoca lui ha stretto rapporti con Catania e con persone di Catania eccellenti che sono rimasti nel tempo. Per una persona di qua, allora andare laggiù che senso aveva? Era un senso, per me che ero giovane, a 19 anni andare in Serie B, io venivo dalla Fiorentina, era come toccare il cielo con un dito, però poi ho trovato questo professionista che ci ha insegnato a tutti cosa vuol dire essere seri, essere educati, fare, voglio dire, del professionismo la propria arma, come ce l'ha insegnato lui, non solo ai giovani, ma anche a quelli un pochino come spagnolo, che erano un pochino più anziani di noi. Romano era l'emblema del comportamento del calciatore. È una definizione corretta che merita di essere applaudita. Volevo chiudere questo giro con gli altri 5 ospiti che ci sono, chiedendo a loro che cosa ripescherebbero del calcio di allora in quello di oggi, se continuate a seguirlo, a frequentarlo, non lo so, magari
vi siete anche scocciati solo di guardare in televisione, perché il cambiamento è stato forte. Persone come Romano non è che proprio ce ne siano tantissime nel calcio di oggi, io che per lavoro lo frequento abbastanza abitualmente. Volevo semplicemente un pensiero sulla qualità. Ma sinceramente dal calcio di prima ora, io sto parlando un po' ai livelli che io ho praticato, a livello fino alla C, categorie così, sicuramente era un calcio più genuino, e ora sono cambiate molte cose. Magari in questi ultimi anni viene considerata molto, specialmente a livello giovanile, l'inserimento di questi ragazzi che giustamente devono avere il proprio valore. Ai nostri tempi magari era un po' più difficile mettersi in mostra perché non c'erano certi magari momenti come agevolazioni che ci sono adesso, però il calcio era molto, secondo me, era molto più genuino di adesso, ecco. Questo sicuramente non sbaglio a dire. Che idea c'è del calcio di adesso rispetto alle cose che ha insegnato Romano? Ma io posso dire che i tempi in cui giocavo io, quindi parlo degli anni, fine anni 70, 80, il calcio diciamo che era molto più legato al gioco del calcio, magari forse si correva meno, forse magari era meno agonistico, c'era più voglia di giocare a pallone, di giocare a calcio. Infatti il mister insegnava sempre di giocare a calcio, di passarsi la palla, di fare tutte queste cose che magari ora forse sono un attimino un po' dimenticate, perché sono un po' sovrappate al fatto che ci deve essere la corsa, ci deve essere che non sei ben allenato, ora non riesci a ottenere quello che riesci a ottenere. Invece prima magari si giocava un po' più a calcio, eravamo un po' più abituati a giocare, anche se magari forse c'era un pochino meno agonismo e forse più tecnica rispetto a ora. Andiamo avanti sempre con lo stesso discorso: che cosa si potrebbe o si dovrebbe recuperare del calcio dell'epoca di Romano adesso? Ma io penso molto alla spontaneità, le qualità tecniche penso che siano sotto l'occhio di tutti, alla fine mancano i giocatori italiani. Per quello che mi ricordo io, a livello giovanile, anche il difensore che non sapeva calciare di sinistra usava l'esterno destro, per dire, non è poca cosa, non si vede questo colpo. Si vede pochissimo oramai. E poi secondo me rimettere determinate persone al posto giusto. Nel calcio purtroppo ora circolano tantissime persone che sono, ci navigano, ci sguazzano, e magari un ragazzo che viene da un paesino che ha delle qualità viene sorpassato da un altro perché viene portato per delle conoscenze. Bisogna rimettere l'individuo vicino al pallone e basta. Grazie. Dimmi, Romano. Ah, c'è Franco Janic. Scusate un attimo. Franco. No, tranquillo. No, ho Franco Janic al telefono, che è stato il libero del Bologna che ha vinto lo scudetto. Non so se si riesca a sentire in audio. Se no, si deve chiamare questo numero qua. Se no, scusa. No, no, ma no, aspetta Franco, ti posso dare un numero da chiamare? Te lo puoi segnare? Segnati questo numero, Franco. Deve prendere una birra. Se no ti passo Roberto, aspetta un attimo. Io intanto vado avanti, così dopo ci colleghiamo con Janic. Proseguiamo nel giro. Sì, Romano è un maestro, è stato un maestro... io l'ho avuto nel settore giovanile, credo che la sua educazione, la sua sapienza nel dimostrare come si giocava a calcio, come si calciava al pallone, sia stata ineguagliabile, e credo che, secondo me, ha fatto una carriera inferiore a quelle che erano le sue qualità. Direi che Romano Fogli sarebbe attuale anche adesso, perché è un uomo di calcio che sa di calcio. Applauso. Mi metto un attimo di fianco a mister Fascetti, perché adesso io non voglio fare rufiano, sinceramente chi mi conosce credo che sappia che cerco di non esserlo. Ho sempre molto apprezzato la sua, se posso usare un sostantivo un po' crudo, la sua ruvidezza nei commenti, perché la ruvidezza di Fascetti è una ruvidezza che deriva dalla sincerità, dal fatto che racconta quello che vede.
Allora, se vogliamo chiudere questa prima parte, diciamo, con un pensiero fascettiano, quale pensiero esprimiamo? Che parlo di calcio, a livello giovanile bisognerebbe mettere i maestri, maestri, non allenatori, maestri. Purtroppo i Vatt, i Rabitti, l'Ursello, quello che ha avuto Romano a Torino, non ci sono più. Ora ci sono gente che va al settore giovanile per poi spiccare il salto dopo un anno di livello giovanile per la prima squadra, attraverso vari meccanismi di ruffianismo, tutto qua. Quindi rimettiamo, cioè non ci lamentiamo dopo se abbiamo giocatori 1,90 m, fanno i 100 metri in 10 metri, Roberto, poi gli dai il pallone fra i piedi e casca l'asino. Ecco. Non si può insegnare le equazioni se non conosciamo 2 più 2. E questo applauso per Eugenio Fascetti è doppio. Ne facciamo uno grosso anche a Franco Janic, che credo sia in linea. Non so, dunque io cosa devo fare? Devo mettere il microfono qua? No. Pronto? Ecco Franco, l'applauso di Piazza della Vittoria, no, di Santa Maria Monte per Francone Janic. No, no. Detto, no, qua il dialetto bolognese non lo parlano. Tu eri l'armeri, l'armadio. Sono passate. Franco, senti, ma mi racconti una marachella di Romano, tanto qui non lo ascolta nessuno. No, ma più che marachella, Romano lo chiamavamo la zanzara perché dava fastidio a tutti. In senso allegro, ma era così il zanzarello lì. Ascolta, ma no, ti... poi... Vai, finisci. No, poi sai parlare bene è fin troppo facile per una persona come Romano. È solo che uno che si è sempre divertito a giocare il calcio. E poi aveva inventato una cosa: quando il terreno era pesante, noi vecchi difensori cercavamo di dare delle randellate per buttare il pallone almeno 20 metri. Lui invece piano piano se lo alzava e poi calzava. Quindi era già uno zoccolone allora. Senti, ti chiedo una cosa che ho chiesto prima al mister Fascetti. Lui era a Tripoli. No, dicevo, qui sul palco c'è Eugenio Fascetti. Ah, grande. Io gli ho chiesto una cosa, c'è un ricordo del 7 giugno del 64 e lui mi ha detto mi ha confermato una mia impressione. Ma quando tu hai visto la punizione e avvicinarsi al pallone Romano, che poi ha fatto gol, cosa hai pensato? Luquele Mat, tradotto. Questo no, matto. Dico lui è fuori a testa, fuori di testa. Questo signore è fuori di testa. Ma adesso in una partita del genere su 22 eravamo tutti 22 fuori di testa. Sì, è vero. Perché non è facile. E erano più fuori di testa loro, però, perché vi avete fatto girare abbastanza la testa, insomma, quel giorno, mi pare. Senti, ci regali l'ultimo pensiero per Dondolo, Nielsen, perché ne parliamo fra un attimo, perché se n'è andato da pochi giorni. Dondolo, io ho avuto la fortuna, lo dicevo anche delle altre persone, purtroppo la sfortuna di averlo perso, ma di averlo avuto molto amico per tanti anni. Oltretutto lui e io eravamo un po' due gourmet, cioè ci piaceva andare a pranzo o a cena, quindi quando si andava all'estero a giocare eravamo sempre assieme in qualche buon ristorante. Ma poi Dondolo è sempre stata una persona molto serena, molto semplice. Non l'ho mai visto arrabbiato. Un po' come Romano? Non lo so. Un po' come Romano? No, neanche, no, Romano, a parte Romano ti devo dire, partivamo dalla stazione che c'era l'albergo Bologna, sì, dove si riposava, dove si pranzava e si dormiva un momentino, lui si sedeva in pullman prima di arrivare al Dalara, si addormentava. Quindi la tensione pre-partita lui non la soffriva? No, no, che la tensione, la distensione del prepartito metteva assieme. Senti, no, ma da resto lo conoscete voi come lo conosco io. È vero. Qualsiasi opinione io esprima non è fuori dalle norme e dalle regole, quindi. No, hai ragione. No, Romanino è la zanzara. La zanzara. In bolognese no, sarebbe la sinzela, tradotto, eh? Io mica capisco come si dice a Bologna. La sinzela. Però qui siamo in Toscana, basta con il dialetto bolognese. Mi asseva che una bella ragazzola si diceva un bel sprucaieri. Un bel sprucaieri. Poi adesso non lo sì, so, però guarda, ci dovrebbero assumere un traduttore simultaneo, non è il posto. Io ti volevo mandare un grandissimo abbraccio,
ringraziarti tanto per questo collegamento. Da un saluto anche ai tuoi cani, perché so che stai facendo il dog sitter, giusto? No, sono io che vi ringrazio, che mi fate mettere voce in una situazione che speravo di poter essere presente, però sono presente con la voce, dovete scusarmi, va bene? Ti mandiamo un bacio, ti mandiamo un bacione, Franco, grazie davvero, grazie di cuore. Io congedo questi signori e li ringrazio moltissimo. Congedo questi signori e li ringrazio moltissimo. Fra poco saremo da soli sul palco di Romano. Nel frattempo Nina e Gianni ci regalano una perla musicale. Grazie al mister e a tutti gli altri. Spaghetti, pollo, insalatina e una tazzina di caffè. A malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te a Detroit. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. L'orchestra ripeteva Scooby-Doo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit. Lola, ho fatto le pazzie per te. Ricordi che notti di follia a Detroit. Spaghetti, pollo, insalatina e una tazzina di caffè. A malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, non è stata insieme a noi a Detroit. Che non farò mai più. Ricordi che notti di follie a Detroit. Spaghetti, pollo, insalatina e una tazzina di caffè. A malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, ma non piange insieme a me per te. Lola Detroit, oh yes. Nina e Gianni, grazie. Grazie ancora. Beh, forse è arrivato il momento, volevo sul palco Romano Fogli. Romano, tocca a te. Ecco, questo signore forse lo conoscete. Ciao Romanino. Allora, senti, prima di immergerci per un minuto in un'atmosfera meno allegra, volevo fare un parallelo fra il nome della piazza e Barile. E Barile, sì, perché dovete sapere che il loro Bologna aveva un super tifoso, Adriano Mottola, detto Barile, che aveva una gallina che si chiamava Gallina Vittoria, la cui sorte poi non si capì bene quale fu, se finì in pentola oppure no, per festeggiare quello che voi stavate compiendo. Però c'è un legame anche in questo senso, se vogliamo, scherzoso, divertente, fra la piazza di Santa Maria Monte e il Bologna. Beh, ora io, qui la piazza della Vittoria è successo prima, però c'era un Bologna che faceva tremare il mondo. Io non lo so se qui magari hanno capito e hanno fatto la piazza in onore del Bologna di allora, degli schiavi o dei biavati, di questa gente qui, non lo so, può darsi anche. Poi è venuta fuori anche la nostra Vittoria e la piazza è rimasta sempre Vittoria. Sono contentissimo, che io vengo da questo paesino, io abitavo proprio nel centro del paese qui, e naturalmente, come hai detto tu all'inizio, il campo sportivo per noi bimbi era qua,
o era dietro il comune o una piazzetta qui dietro con tutti gli amici, anziché saluto quelli che sono ancora qui con noi e saluto anche quelli che purtroppo non ci sono più. Non lamento i nomi perché magari potrei dimenticare qualcuno. Un saluto a tutti. E loro salutano te con un applauso. No, salutano questi qui, ma io quando si parla di amici che non ci sono più mi emoziono più che quando magari andavo in campo con 100.000 persone. Quando sono arrivato oggi pomeriggio a casa di Romano, rievocavamo il fatto che purtroppo il destino delle volte è veramente crudele nei confronti dei meno anziani, diciamo così, o dei più giovani, perché di quella squadra magica, almeno per noi tifosi, per quanto io fossi bimbo, ma c'ero, perché sono del 57 quindi c'ero, e per loro soprattutto che hanno vinto quello scudetto incredibile, meritatissimo, incredibile, se ne sono andati in quattro, diciamo più giovani di altri, e il destino è sempre in questi casi inspiegabile. Che pensiero vogliamo rivolgere a Helmut, ad Harald, a Giacomo, a Carlo, cioè le quattro persone che ci hanno lasciato? Ma sempre descrivere un fatto del genere non è sempre facile. Io quando mi viene a mente Bulgarelli, poi Furlanis e poi ora addirittura 10 giorni fa Harald Nielsen, compagni di squadra per tanti anni, e viene il rammarico e viene a pensare che noi siamo anche fortunati. Questo è vero ed è una bellissima frase, assolutamente. Senti Romano, se devi individuare un momento decisivo della tua carriera, a prescindere da Bologna, c'è un momento più importante degli altri? C'è un momento che sul libro c'è, quando io giocavo qui nel Santa Maria a Monte, Michelini, Crocchiatti, due ex grandi campioni di Serie A, mi portarono a Firenze, dove c'era il raduno della Nazionale Juniores. Io giocavo nel Santa Maria a Monte, Michelini, che era amico di Meazza è stato uno dei più grandi calciatori della storia italiana, mi porta a Firenze, si va da Meazza e Michelini, quando si arriva all'albergo, perché il Comerciano non esisteva nel 54-55, saluta Michelini, dice: Danilo, cosa fai qui? Dice: ma ho portato questo bimbino, questo ragazzino, che me lo dovresti provare un quarto d'ora, 20 minuti con la tua Nazionale Juniores. Dice: ma qui in tutti i giocatori di Serie A, mi ricordo c'era Pascutti del Bologna, c'erano della Juventus, c'erano insomma tutti i giocatori di Serie A. Meazza gli rispose: io Danilo, Michelini, non posso far giocare, uno gioca in promozione, ma dove gioca? Nel Santa Maria a Monte. Dice: no, io non posso farlo giocare con la Juniores. Andate in sede, in centro a Firenze, in sede c'è il dottor Franchi, se lo trovate e mi dà il permesso, e Nello qui, Guelfi, Nedo, Michelini, dice: ma via, 10 minuti, un quarto d'ora, se mi dà il permesso il presidente della Lega Dilettanti, vediamo di farlo giocare 10 minuti. Finché si va in sede a Firenze e troviamo proprio che l'ho sempre ringraziato io, anche quando sono diventato poi quello che sono diventato. Si va dal permesso, perché Michelini e questo Guelfinello avevano rotto le balle, le scatole. Chiamò Meazza e gli disse: guardate che insomma fategli fare 10 minuti, un quarto d'ora. E Meazza, quando poi si andò all'albergo, si aspettò il momento di andare allo stadio comunale. Io la prima volta che vedevo uno stadio di Firenze, non l'avevo mai visto, sicché mi manda in tribuna aspettando il secondo tempo. Solo che era un freddo cane. Era freddo cane, mi prestò la tuta, io ero con le mutandine del Santa Maria a Monte, un freddo si moriva, mi prestò la tuta uno della Nerossi Vicenza, e dopo si va negli spogliatoi, finito il primo tempo, e Meazza mi dice: giochi subito dall'inizio.
io rimasi anche, non esterrefatto, però non mi emozionavo, io non mi sono mai emozionato anche in quel provino. Infatti Meazza mi mandò in campo e alla fine feci tutti e 45 minuti giocando anche alla pari di questi di Serie A. Ma tu a giocare a calcio eri bravino, me lo ricordo. Fece anche un gran gol al volo. E Meazza si congratulò con Michelini, dice, ma questo bambino qui è... Michelini cosa gli disse? Io Caio in Lucchese, ma questo è impara a insegnare a giocare a tutti. E poi successe che il Torino la sera seppe di questa, perché ero stato l'anno prima in prova e venne rispedito a Santa Maria a Monte per fare ancora un campionato per vedere di arrobustimento. Per il robustimento. E il dottor Jevole, che era responsabile del settore giovanile, il giorno dopo, due giorni dopo, venne qui a Santa Maria a Monte a far firmare alla società e ai miei genitori che a fine campionato sarei andato a Torino. Poi lui doveva andare anche a Piombino a fare, avevano comprato il portiere Vieri, Lido, me lo ricordo. Lido, ecco, è successo questo. E poi a Torino, insomma, Torino secondo me, almeno allora o anche dopo, è sempre stato forse uno dei migliori settori giovanili, non dimenticando che io giocavo in una squadra a Torino nel settore giovanile, probabilmente anche avendo fatto due campionati di promozione, trovarmi in un settore giovanile per me era meglio, insomma. E poi successe che feci le ultime due partite di campionato, esordì contro la Sampdoria vincendo 2-1 e l'ultima a Novara vincendo 2-0, e da lì poi dopo la carriera è decollata. Ma pensa se in quel tragitto verso la sede non trovavate Franchi, non ti si poteva spalancare quell'opportunità, perché la tua bravura rimaneva intatta, ma magari nessuno la poteva notare. Sì, probabilmente magari a Torino, perché Ussello era un po' anche sulla prova che avevo fatto e mi rispedirono a casa, era, me lo disse anche con Frossi, dice, questo ragazzino qui se cresce un po' fisicamente, fisicamente non crescevo, però c'era la testa. Senti, prima Cecilia a casa tua chiacchierando, è qua, vero, da qualche parte, la vogliamo salutare, dov'è Cecilia? Dove si è nascosta? In prima fila, mi raccontava, è buono, è romano, ma è anche molto determinato. E beh, giocare al calcio, se non sei determinato, o dopo anche fare l'allenatore, anche se, come ha detto, potevo fare ancora meglio come allenatore, però io sono contento così, perché giocare 3 anni nel Torino, dove sappiamo c'è passata una squadra stupenda, il grande Torino, poi venendo a Bologna, a giocare 10 anni nel Bologna, vincendo la Mitropa Cup, che era come la Coppa UEFA ora, vincendo lo Scudetto nel 64, battendo i campioni d'Europa, che è l'Inter, perché era campione d'Europa. Avevano appena vinto. Aveva vinto contro il Real Madrid. Poi, rimanendo a Bologna, a parte poi il periodo delle squadre che ho fatto in C1, in B, così, sono ritornato a Bologna e sono stato ancora 10 e 25 anni a Bologna, come se fosse poi la gente a Bologna con noi, specialmente noi dello Scudetto, lamentare ancora quel periodo dopo tanti anni. Noi lo festeggiamo ancora il loro Scudetto, perché per noi è stata veramente una cosa, ed è tuttora una cosa enorme. Senti, alle generazioni giovani, ce ne sono qua in piazza che stanno ascoltandoti, che cosa vuoi dire rispetto a un ragazzino che a Santa Maria Monte o in un paese vicino o a Calderara vicino a Bologna si affaccia al calcio, gli piace il pallone e vuole provare ad arrivare? Ma i tempi sono cambiati, non sono come noi venivamo fuori da una guerra, le famiglie. Qui c'era una macchina o due, se non mi sbaglio, in tutto il paese, le famiglie andavano a lavorare di qui e di là, i genitori
saltuariamente, avevano 10 giorni da una parte, 10 giorni dall'altra. Io ho fatto tanti lavoretti dopo la scuola, perché ho finito la quinta elementare nel 44, perché siamo andati a scuola nel 50, ho finito io, perché siamo andati a scuola un anno dopo per la guerra. Ho fatto tanti lavoretti in paese, ho fatto l'aiutante, il ragazzo di bottega, ho lavorato a Pontedera prima di partire per Torino, 2 anni in un'officina meccanica, un indotto della Piaggia a Pontedera. Insomma, ci davamo da fare per guadagnare quelle 200-300 lire al mese, no? Però insomma, poi è andato tutto bene. Io devo ringraziare la mia famiglia, Cecilia, che io sono partito di qui con la promessa che mi aspettasse. Ci siamo aspettati e siamo tuttora insieme dopo 54 anni. Ma non è 54 anni, perché abbiamo fatto l'asilo insieme, la scuola insieme, perché abbiamo la stessa età. Dopo 50 anni, dopo 54 anni siamo ancora insieme. Ma ti ha mai detto, con qualche litigato, ecco, ti ha mai detto un giorno mi hai proprio rotto le scatole? Te l'ha detto una volta? No, ma non le dice queste cose. Non le dice? No, magari. Però una brontolata ogni tanto, ma ci vuole, guai, se non ci fosse qualche litigata non sarebbe neanche bello, senz'altro. Ho imparato da lei che lei ha un rispetto assoluto degli orari. Lei dice, per esempio, 12:30 e 7:30-8 si cena. Si mangia presto, anche 12:20. Ma se uno ha fame va bene. 27:20. No, ho capito, perché bisogna rispettare. Poi ci mettiamo in casa, un po' di televisione, poi non dimenticando che c'ho i nepoti, una bimbina per una nepotina. Perché sono anche bisnonno. Ma grande, questo è un trionfo. Essere bisnonno è bellissimo. No, è la bimbina che credo sia anche qui. Sì. La vogliamo mostrare dove è la bimbina? No, è nata a casa. Sì, qui. Sì. Io non li conosco per nome, li vuoi citare? Gabriele! Dov'è? Facciamoli venire sul palco. Dove sono? Eccoli qua. Gabriele, Gregorio? Dai, sul palco. Così vi fanno una foto col nonno. Questo è Gabriele? Dov'è Gregorio? È andato dall'amorosa? No, eccolo qua. Giada? Dove è andata Giada? No, c'è una sedia? Non so. Giada, eccola, eccola qua. Che bella ragazza. La bimba? I quattro nipoti. E poi c'è la prenipotina che è la bimba di Giada. È la bimba di Giada. Giada è una mamma giovane. Però succede, eh? Non è una bella cosa. Dov'è la bimbina che facciamo la foto tutti assieme col nonno? Viene anche Mirko, Massimiliano, facciamo tutti. Sì, ci vogliono anche Mirko, Massimiliano, Cecilia e... Come no? Cecilia non vuole. Adesso andiamo a prendere la forza. La deportiamo sul palco. Tanto Mirko e Massimiliano se vengono ci fa piacere, eh? Cioè, eccoli qua. E le signore dove sono? Aspetta che mi tolgo, tanto facciamo una foto e un applauso per manca tuo fratello che non vedo, mancano le signore, dopo arriveranno. Questa è una bella famiglia, poco ma sicuro, questa è una bellissima famiglia che merita tutto l'affetto che gli state tributando. E siccome ci sono un paio di consegne, sì, l'orario lo stiamo rispettando perfettamente. Siccome ci sono un paio di consegne che vanno fatte fra poco, un paio di sorprese, io chiederei ai nostri amici di regalarci uno o due pezzetti musicali. Intanto facciamo le foto e le riprese che vogliamo. E poi torniamo, Romano sta sul palco, torniamo con due piccolissime cerimonie verso la fine. Andiamo con i nostri amici. Giunta mezzanotte, si spengono rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè.
Le strade sono deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in frac. Al cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon, un papillon di seta blu. Si avvicina lentamente, con incedere elegante, all'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene, né dove va, chi mai sarà quell'uomo in frac. Buonanotte, va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. Farà fa fa, farà fa fa, vai con le manine piano piano, farà fa fa, così bravi. Tutti insieme, anche dietro. È giunta ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa e impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo se ne va. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso, e nella luce bianca galleggiando se ne va. Un cilindro, un fiore, un fra. Galleggiando lentamente e lasciandosi cullare, se ne scende dolcemente sotto i ponti verso il mare se ne va. Chi mai sarà, chi mai sarà quell'uomo in frac. Oddie, 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 addio amore. A ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un atto d'amore che mai più ritornerà. Gastone, hey, hey, Gastone, Gastone. Fateli pure tranquilli gli applausi, perché a noi piacciono gli applausi. Facciamo un'altra, Roberto? Bene. Facciamo un salto. Ancora nella... un pezzo, poi dopo noi torniamo. Sì. Prego. Nella meravigliosa Napoli, un salto. Il tuo vuoi fare l'americano così? Voglio vedere come battete il tempo qua a Santa Maria con le mani. Eccolo qua. Porto canzone con un stemmarreto, una capulella qua vi si era alzata, passa scappagnando pettuleto, pronti? Come ne guappo pete fa guarda, giù, tre. Hey, tu vuoi fare l'americano, americano, americano, bravi, altro tema come fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti a disturbare, tua balla è un rock and roll,
tu giochi a baseball, ma i soldi per cammel, chi te li dà? La borsetta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Ma si nato in Italia, si anda a me non c'è sta niente a fa. Ok Napolita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Come te può capire chi te vuol bene, se tu le parli in mezzo americano. Quando se fa l'amore sotto la luna, come te viene in capo e ti allovi. Se tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senti a me chi tu vuoi fare. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi te senta disturbato. Tu a balle un rock and roll, tu giochi a football, ma i soldi per cammel, chi te li dà? La borsetta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Ma si nato in Italia, senta a me non c'è sta niente a fa. Ok Napolita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America, vai vai vai. Gentilmente un applauso per Nina e il suo piano sax. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma si nato in Italia, senta a me non c'è sta niente a fa. Ok Napolita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Whisky soda e rock and roll, whisky soda e rock and roll, whisky soda e rock and roll. Grazie. Ecco, abbiamo adesso due consegne da fare, però prima mi diceva adesso Romano che ci sono tre persone che lui avrebbe piacere di avere sul palco. Li vuoi chiamare tu, Romano? Sì. Guidi Franco, se c'è ancora, Nesti Marcello, andato via? Franco, andato via? Marcello! Dai, non c'è. No, questi giocavano con me. C'è un altro? No, c'è un altro. Io buono, c'è. Ciao. Questo signore, diceva Romano, ha giocato con lui nel Santa Maria Monte. Ecco il Nesti. Nesti, avanti Marcello. Come se galoppassi sulla fascia. Avanti. Ci manca uno che siamo anche parenti, ma è al mare. Ecco, 1, 2, 3, eravamo 4 di Santa Maria a Monte e poi tutti lucchesi. Okay. Beh, questi signori meritano un applauso particolare. Allora voglio chiedere, questo è Marcello, questo è? E di nome? A Franco. Allora, intanto, ruolo? Terzino sinistro. Di cui diciamo? Il ruolo? Mezzala, ala destra, portiere, raccattapalle, tutto. Tutto fa. Ho già avuto lui. Ecco, volevo sapere, ma com'era Romanino a giocare? Era un fenomeno. Nella vita e nel pallone. È sempre stato bravo. Io gli voglio bene come un fratello, anche perché se lo merita. Sono assolutamente d'accordo. Com'è Romanino? Formidabile. Si è giocato due campionati insieme, due, tre, quanti ne hai giocati? Due. Poi è andato a Torino. Ma dove? Era più bravo, ci sono i più bravi. Bravo. Andate a vedere per Napoli a Torino quando ero militare, è formidabile sempre. Facciamo una foto abbracciati a questi ragazzi di quella stagione, perché penso che se la meritino tutta. Prego Romano, volevi dire una cosa? No, eravamo in quattro di Santa Maria a Monte. Io, lui, il suo fratello che non c'è più, e un altro Sollazzi che non c'è al mare.
4 di Santa Maria e poi tutti di, della Lucchesia. Ultimo. Non c'è più nessuno, purtroppo è un fatto anagrafico. Eccoli qua, pronti per la foto? Eccoci qua. Romano, resta sul palco, salutiamo i nostri amici. E volevo sul palco, se ho capito bene, due amici. Uno sicuro che è Lamberto Bertozzi, che viene da Bologna e ha dato una mano non piccola per la serata e per il libro. E Giuliano Musi, che del libro è l'autore. Lamberto e Giuliano sono due carissimi amici. Giuliano è anche un collega di stadio, appunto. Giuliano è l'autore del libro e dall'archivio dedicato a Lamberto e Luca Bertozzi si sono tratte le immagini e memorabilia del libro. Allora, prima della consegna, volevo che Giuliano e Lamberto mi raccontassero il loro romano. Beh, io di Romano ho grandi ricordi perché l'ho conosciuto, diciamo, da bambino, andando allo stadio con mio padre, che ha giocato come riserva di Gianni. Non ha mai giocato in Serie A, però era un buon portiere. E quindi da allora ho sempre vissuto Romano, poi quando ho cominciato a fare giornalista, dopo era una roba quotidiana, lo vedevo in continuazione. E mi era anche molto simpatico perché, come tutti hanno detto e ridetto, era una persona seria, perché molti giocatori che ho incontrato purtroppo non erano persone serie, o erano antipatici, si giravano gli schiaffi lontano 30 km, con Romano si poteva benissimo parlare di tutto, sempre in maniera civile, non ti nascondeva mai niente, se ti voleva dire qualche cosa un po' così te lo faceva capire, si lavorava molto bene, erano altri tempi però, e non per niente io al mio editore, a Roberto Mugavero, della casa editrice Minerva, quando c'è stato da fare un giocatore di un certo livello che valesse la pena scrivere un libro, ho detto facciamo subito Romanino, perché secondo me era quello che sintetizzava il vero spirito che dovrebbe avere un giocatore, grandi risultati e soprattutto, come abbiamo messo nel titolo, anche grande lealtà, perché io gli ho scoperto due espulsioni che lui mi aveva taciuto, a dire la verità, due, poi con lo stesso arbitro, oltretutto, quindi c'aveva un gonella, sì, c'aveva un conto in sospeso evidentemente, però devo dire che un giocatore che ha giocato centinaia di partite in tutto il mondo, espulso solo due volte, insomma, questa già la dice lunga, è una dice già che soggetto è, mentre invece ci sono stati grandissimi giocatori, poi conoscono tutti, che di espulsioni ne hanno collezionate decine. Lui, un'altra cosa che io ho sempre ammirato in Romano è che parlava schietto e nonostante questo ha avuto decine di allenatori e con tutti è andato sempre bene, tranne qualche caso con Viani un po' così, qualcosina, ma con Viani hanno litigato tutti, quindi c'era poco da fare. Poi Viani è stato quello che a Dall'Arra ha fatto prendere Romanino Fogli, perché lavorava per Viani, quando io ero a Torino, lavorava per il Mila e io proprio in quegli anni in un Torino-Mila feci una gran partita marcando Schiaffino e Viani, che lavorava per Dall'Arra, gli disse: Presidente, a fine prenda il ragazzino, il bimbino del Torino. Dall'Arra voleva anche il portiere, anche Rigamonti, e poi invece optarono per Romano e io andavo a Bologna. Sì, Viani non solo, bisogna precisare un'altra cosa, non solo l'ha fatto prendere a Bologna, ma praticamente l'ha fatto prendere anche al Milan, perché quando era anche consulente del Milan, con Rocco ne parlò, e quando il Bologna entrò nell'ordine di idee di vendere Romano, era lui che in parte lo disse anche a Rocco. No, lì fecero un po' passa l'acqua, mi ricordo a Bologna, in una partita di fine campionato in Coppa Italia Bologna-Mila, mi si avvicinò Passalacqua sulle scalette degli spogliatoi, dice: Romano, ma vedresti volentieri al Mila? Non lo so io, dipende dal Bologna, perché non è come ora che comandano i giocatori, i procuratori, prima era la società, eri della società, e la società se non voleva non ti mandava via e se voleva ti mandava via. E così successe che finimmo la partita, vincemmo noi del Bologna 2-1, Rocco si saliva le scalette per rientrare negli spogliatoi, Rocco mi si avvicina e mi fa: ciao Mona,
se ha fatto una gran partita. Ma io ero nel, giocavo per il Bologna stasera. Complimenti, complimenti, e poi finì lì. Poi venne il direttore sportivo nostro, dottor Bovina, negli spogliatoi, dice: guarda Romano, che siamo già d'accordo con Passalacqua, che probabilmente andrai al Milan. Sì, no. Come alternativa, fra l'altro, aveva niente meno che la Juventus, dove poi andò anche Haller, e la Sampdoria, che era allenato da Bernardini, che lo conosceva molto bene. Quindi, voglio... cioè, comunque adesso non sono io che accetto. Poi se vi racconto tutto, dopo il libro non lo comprerà. Però voglio dire, uno come Romano non ha bisogno di presentazioni. Grazie anche a Giuliano. Prima della consegna volevo sentire anche Lamberto, ricordando che questo libro fa parte di una collana che si chiama Incrosto Rosso Blu, l'ho detto prima, che ha altri titoli che sono 100 storie per 100 anni, il Bologna li ha compiuti nel 2009, un libro dedicato a Pagotto, terzino storico del Bologna anni 20, ad Amedeo Bielati, alla destra storica del Bologna, e a Romano Fogli, che possiamo dire mediano storico del Bologna. Il tuo Romano per Lamberto Bertozzi. Beh, il mio Romano mi ha insegnato a fare tutti i lavori possibili e immaginabili in casa per avere i soldi per andare a vedere allo stadio. Questo era il 1962. Poi a Romano è legata molte battaglie per avere le sue figurine, che sembra fatta apposta, allora che c'era la Panini di Modena che prendeva piede. Prima Romano e l'anno dopo anche il buon Bibi Spalassi, il portiere, erano diventate le figurine più difficili, introvabile. Quindi dopo il Pizzaballa mettiamo a Bologna Fogli. E quindi mi ha insegnato a andare a prendere in buona la nonna, far tutti i lavori possibili per avere il soldino per andare a vedere Romanino. Che fa anche rima. Che cosa volete... applauso, certo. Cosa volete consegnare? C'è un regalo, in sostanza, per Romano. La vogliamo srotolare? Allora, tutti in questi avvenimenti danno la classica pergamena a ricordo, che però non è tanto bella, è più... Questa è un ricordo diverso, una pergamena che ti invito a srotolare e poi mi dici se ti piace. Attenzione che puoi trovare qualcosa di scandaloso. Vediamo. Dan dan dan. Suspense. Trattasi, credo, di tutte le figurine che hanno effigiato Romano Fogli nella storia del calcio assoluta e quindi personale di Romano Fogli. Sono tutte le figurine di Romano. Soltanto Bertozzi poteva pensare a una magata del genere. Soltanto Lamberto. È una... Dimmi. C'è anche la biglia. La biglia per andare in spiaggia. Tipo Balmamion, per chi se lo ricorda. E c'è quello, sono 130 immagini, una diversa dall'altra, perché siamo onesti, il buon Romanino ne ha avuti circa 150 di figurine, ma molte erano uguali per lo stesso anno, tipo la fotocalcio che per 6 anni la figurina di Fogli era uguale anno dopo anno, cambiava solo il numero nel retro. Beh, questo è un capolavoro, eh? Chi cerchi? Beppe, non ci sei qui. Com'è che Beppe non c'è? Forse perché era più scarso di Romano. Potrebbe essere. Dimmi. I più grandi amici, lui è Santa Crocese. Eh? Sì, sì. Quindi è un nemico. No, anzi. È un grande amico. Poi la squadretta mia qui del centro sportivo è venuto un Santa Crocese, non di nascita, ma era cappellano a Santa Croce, venne qui e formò questa squadretta di ragazzini che sarebbe stato... Don Corsi. Suggerisce, esatto, Giuliano, l'hai appena detto. Sì, e lui è della mia età, qualche partitella contro, qualche legnata me l'ha data. Tu gliel'hai data in... No, io facevo i tunnel. Ah, ma allora, cioè, lo pigliai per i fondelli. No. Grande amico. Applauso anche a Beppe, visto che qua è in prima fila. Questa è una cosa che immagino finisca nel salotto di casa, bisogna far iniziare per bene, direi, se o sbaglio. La faremo incorniciare per bene, se ho una cornice bella grande. Camera sua, va bene, giustamente. Allora, adesso noi completiamo questo lavoro, però nel frattempo, prima dell'ultimissima cosa, io ho fatto gli occhi dolci ai fuochi d'artificio, mi hanno spiegato che per ragioni di
di incendio non si possono fare, qualche artificio, c'è un fatto di sicurezza, quindi non aspettatevi che non ci sono. Però sul palco, dopo lo show di Bertozzi e Musi, volevo lo show del presidente della Sagra, Carmine Giusto, che è qua, se non sbaglio, è da qualche parte. Dov'è Carmine? Eccolo qua, che voleva anche lui fare una cosa, non so esattamente cosa, mi ha solo detto devo venire sul palco anch'io. Eccolo, salutiamo Carmine. Buonasera a tutti. Che cosa volevi fare? Volevo salutare il grande Romano Fogli e poi ho un pensiero. Non ci vediamo mai. Non ci vediamo mai. Ho pensato qualcosa per Romano, perché è una cosa che secondo me il comitato Fiere dell'Assunta andava fatto. E ora io consegnerò un premio, un regalo caloroso. L'assegno? No, l'assegno ce lo deve fare lui a noi. Aspetta, dimmi che dopo andiamo. Sì, allora cosa dobbiamo fare dopo? Dopo bisogna andare al padellone, perché c'è ragazzi che sono a friggere le patate e vi aspettano. Ma noi veniamo anche a mangiare le patate. Certo, perché questa è la sagra, quest'anno è il 46esimo edizione. E sicché il padellone è lì di fronte a noi, alle vostre spalle. Quindi ci mettete in padella in buona sostanza. Vanno bene fritti. Allora, intanto raccontaci cosa vuoi fare Romano. Nel senso, cosa devi consegnare? Ora glielo facciamo vedere. Faglielo vedere. Dov'è? Eccolo qua. Ah, qui c'è un piatto, dai. Questo. Lo facciamo aprire la mano? Certo, Romano, apri a te. Musica di suspense? Contrappunto? L'avete annotato. Nina e Gianni, un applauso anche loro, eh. Applausi. Mentre Romano apre, cordella stessa. Dai. Non si ci vuole una forbice, non si apre. È legato in modo che non si possa mai aprire. C'è un nodo troppo spesso. Sono le donne che fanno dei nodi che noi maschi non riusciamo mai a aprire. In nessun caso. Pensavo capitassero a Bologna, invece capita anche qua regolarmente. Ci stiamo quasi riuscendo. La cordella si è tolta. Vediamo cosa c'è. Ehi! Tutto firmato. Che cos'è? Allora, questo è un piatto dedicato, anzi, che la, diciamo, la pitturata, il pittore Moroni, qui di Santa Maria a Monte, che l'abbiamo fatto fare in diverse copie questo quadro, questo piatto bellissimo, e alla parte posteriore è dedicato alla parte tutto del consiglio, diciamo, del tutte le firme del consiglio del comitato Fiere dell'Assunta e gli amici e gli aiutanti della sagra stessa. Io ringrazio Carmine e tutti i suoi colleghi per questo bellissimo regalo che non mi aspettavo, grazie mille. No, era un nostro dovere fare questo regalo a Romano, perché secondo me un uomo eccezionale nello sport e nella vita, umile e molto 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 saggio. Grazie Romano. Grazie anche a Carmine. Foto collettiva, certo, foto di ripresa collettiva, mi tolgo. Facciamo vedere il piatto, giusto? Prima abbiamo esibito l'enorme Tazebao di Bertozzi, avente per oggetto tutta la carriera figurinistica di Romanino, ma io direi che noi per questa parte della serata possiamo anche considerare esaurito il nostro compito. Io volevo ringraziare tutti voi, ovviamente in primo luogo Romano e la sua famiglia che mi hanno scelto, mi hanno dato l'onore di essere qua questa sera, perché per me è stata veramente una cosa molto importante che metto come un segno, come dire, di qualità del mio percorso professionale. Volevo ringraziare Santa Maria Monte per l'affetto che ha verso Romano, che in piccola parte è arrivato anche a me questa sera, piccola rispetto al fatto che tutta la parte dell'affetto questa sera è doverosamente dedicata a lui, e conto di tornarvi a trovare appena mi sarà possibile, per rigodere della vostra ospitalità. Adesso ci dirigiamo
verso la sagra per la foto di rito. Un abbraccio a tutti e un grazie di cuore a Romano, veramente 100.000 di questi giorni. Una buona serata, dagli un 5. Un saluto a tutti, buonanotte, ringrazio tutti quanti, veramente di cuore, grazie. Grazie a te, grazie a Nino e Gianni che ci salutano con un po' di musica. Buonanotte. L'amore me teneva incatenato, m'ho detto basta e me son liberato. Me pare più lucino il cielo, me pare più lucente il sole, e sto cantando pa' felicità. Che la la, che la la. Mo va dicendo che ma vola so. Se crede, la ma faccio sangue amare. Se crede che impazzisco e poi me spare. Che la la, che la la. Non sape che piacere che me fa. Bene piglio un'altra più bella e zettella resterà. Che la la, che la la, che la la. Davide!